Adesso raccontiamo subito un'altra storia e diamo il buongiorno a Chiara Di Ciolla. Buongiorno, benvenuta, che ha vissuto ore difficili al pronto soccorso. Allora, raccontiamo la storia. Chiara ha una mamma che si chiama Margherita Masini, che ha 78 anni, che dal 2008 soffre di SLA. La SLA è la sclerosi laterale amiotrofica, che è una brutta malattia, una malattia degenerativa. E che ha tolto a sua mamma la possibilità, credo, vero, di le ha ridotto molto la muscolatura. Non è più in grado di poter muovere nessun muscolo, non è più in grado di poter deglutire, non è più in grado di poter parlare. Quindi praticamente l'unica funzione che continua a essere valida è quella cerebrale, perché praticamente mamma è perfettamente consapevole di tutto quello che le accade. Come spesso capita ai malati di SLA. Lei ha portato sua mamma al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Esattamente, in realtà non l'ho portata direttamente io, per il caso ho voluto che in quel momento ci fosse presente in casa la dottoressa, che viene una volta al mese a farle la visita, per la pneumologa praticamente. Ha notato che mamma stava peggiorando nelle sue condizioni, c'erano già stati degli episodi nei giorni precedenti di pressioni molto, variazioni di pressione che era salita molto. Ero già stata al pronto soccorso tra il venerdì e il sabato prima, anche perché aveva un dolore al petto, quindi mi hanno consigliato di portarla lì. Hanno fatto ovviamente tutti gli accertamenti e hanno ritenuto insieme a me opportuno rimandarla a casa. Anche perché concordo, i malati in quelle condizioni stanno meglio a casa piuttosto che in ospedale. Ma che è successo al pronto soccorso? Al pronto soccorso, in quell'episodio, praticamente invece, quando sono andata, mandata dalla dottoressa, siamo andati lì, mamma era in condizioni critiche, non riusciva quasi più a respirare, era completamente in stato catatonico, quindi non rispondeva più a nessun tipo di sollecitazione. Gli è stato, nonostante ci fossero i medici dell'ambulanza che hanno spiegato tutti gli interventi che avevano fatto, che non avevano portato nessun miglioramento, un codice giallo con 4 ore di attesa. Mamma è stata letteralmente parcheggiata all'interno della sala d'accoglienza, dove non si riusciva nemmeno poi a attaccare la bombola dell'ossigeno, e praticamente io ho avuto la fortuna di avere l'infermiera che mi è venuta insieme da casa, che gli è rimasta vicino. Ho mandato giù il mondo, si può dire, ho chiamato la polizia, sono dovuta andare su dal direttore sanitario. E praticamente in quel momento, in quel frangente, a causa di quello che stava succedendo, siamo riusciti a portare poi giù mia madre nell'arco di mezz'ora, a farla vedere da un medico. In quel frangente poi hanno deciso, dopo un quarto d'ora, mi hanno chiesto se la potevano intubare. Ma per quanto tempo sua mamma è rimasta al pronto soccorso? 3/4 d'ora. Per quanto riguarda tutta la cosa, ma perché sono andata su dal direttore sanitario, sennò chiaramente tutto questo non si sarebbe sbrigato in 3/4 d'ora. E adesso è stata ricoverata? Allora, è stata 7 giorni al pronto soccorso in sala rossa, sulla barella della sala rossa. 7 giorni? 7 giorni, perché purtroppo, come diceva già il professore, hanno carenza di posti letto. Il problema è che una persona con una patologia come quella di mia mamma, ovviamente 7 giorni le causano dei danni notevoli. È venuto fuori il decubito, che fino a quel momento eravamo riusciti a contenere, si è gonfiata a dismisura per una questione anche di postura, quindi ha avuto problemi con proteine, eccetera eccetera. Ritorno a dire, ovviamente l'episodio, io quello che a me rimane, mi sconcerta, è che sia un infermiere soltanto, ma non perché gli infermieri non siano persone assolutamente attendibili o valide, ci sono infermieri bravissimi in quel frangente, però era opportuno ci fosse un medico ad intervenire immediatamente per poter capire la gravità della problematica, anche perché mia mamma il giorno dopo è stata tracheostomizzata perché non era più in grado di poter respirare. Allora, professor Modini, quella della mamma di Chiara Di Ciolla, della signora Margherita, è una malattia che lei ovviamente come medico conosce bene, una malattia importante, degenerativa. Però, insomma, alle volte si ha un po' la sensazione che chi soffre di patologie così gravi possa in qualche modo, si possa in qualche modo pensare, vabbè, teniamolo su una barella, quindi tanto qui non c'è più niente da fare. Ora, alle volte la sensazione la si ha. Io però le chiedo un commento e se la mia è una sensazione forse un po' cattivella, come dire. Ovviamente io non posso rispondere a sensazioni, io devo cercare di dare delle spiegazioni che possano essere comprensibili, evitando gli aspetti tecnici perché eccessivi. È stato dato un codice giallo che comunque equivale a una
valutazione che si tratta di un malato serio? Probabilmente, sempre con la valutazione, come dicono gli avvocati ex post, forse uno rosso sarebbe stato meglio. C'era... Dopo, è quello prima del rosso, diciamo, sì, no? È il secondo, sì, diciamo, per gravità. Si considera il codice giallo un paziente che ha bisogno urgente di cure, il codice rosso un paziente che è in immediato, imminente pericolo di vita e ha bisogno immediato di cure. È una distinzione, io li abolirei, sostituirei con qualche meccanismo un po' meno qualitativo questo fatto dei codici, ma tant'è. Il problema è che la legge italiana assegna alle professioni infermieristiche l'obbligo della funzione di triage, cioè che è quella di scegliere qual è il malato, la priorità al trattamento, rosso prima del giallo, giallo cioè, prima del verde. L'infermiere? L'infermiere, sono infermieri addestrati, sì, specialisti, che qualificati. Che però, scusi, non è la stessa cosa che il medico. No. Adesso non voglio entrare nei meccanismi, sono due però... cose differenti, non mi metta contro un'intera corporazione. No, no, io mi limito a fare delle domande. Ecco. È evidente, secondo me, che in centri di particolare complessità, dove arrivano malati particolarmente gravi, l'infermiere possa avere necessità del supporto, ha bisogno, a domanda di un medico esperto di pronto soccorso, medicina d'urgenza o chirurgia d'urgenza, che noi avevamo attivato, poi per carenza di persona non ho più potuto disporre perché la persona che lo faceva poi sta tuttora poco bene. Dopodiché la malata è stata ricoverata in una sala rossa attrezzata come una terapia intensiva, dove gli ha fatto 6 consulenze, tutti gli esami, è stata intubata, poi tracheostomizzata. Dopo 48 ore, 24 ore, dopo 24 ore avrebbe avuto bisogno di un letto intensivo dove fare queste cose, dopo 48 ore di una terapia intensiva per essere stabilizzata 2 giorni e poi di un letto di ricovero in neurologia. Tutta questa fase, non disponendo il dipartimento che dirigo di letti intensivi propri, va a ricadere sulla carenza di posti letto di rianimazione e terapia intensiva, motivo per cui io viaggio in alcuni giorni con 6, 7, 8, 9 malati intubati all'interno delle strutture del pronto soccorso, molto attrezzate, molto ampie, sala operatoria, un blocco dove posso mettere i malati, per carenza di posti letto intensivi. È evidente che se ho forte carenza di posti letto intensivi, cioè non trovo un letto di rianimazione mai, io ho molta carenza dei posti letto non intensivi, ancora maggiore. Allora se io non ho la possibilità di mandare dal pronto soccorso nei ricoveri appropriati per intensità di cure, non appena il malato è pronto per essere ricoverato, quel malato rimarrà dov'è? Una barella, poi spiegavamo, una super barella comprata, accessoriata, sì, diciamo, ultimo barella, modello, ma, in realtà... ma non è un letto di rianimazione, certo, non è lo stesso tipo di trattamento. Gli infermieri è uno sempre, ce ne siano 3 o ce ne siano 7. Ora ricordiamo che il professor Modini ha fatto un commento alla storia della mamma di Chiara, perché l'episodio tra l'altro è accaduto nel suo ospedale, però a noi fa particolarmente piacere, professor Modini, perché lei ha spiegato qual era la motivazione, ammettendo anche, almeno alle mie orecchie, un pizzichino di autocritica. L'autocritica fa parte della vita, basta che non sia solo critica esterna, l'autocritica permette solo di migliorare. Io ho dei parametri di performance del dipartimento che dirigo e sono eccellenti, e questo dipende dagli infermieri carenti, molto carenti e bravissimi, e dai medici che sono equivalenti a infermieri, molto addestrati, molto motivati, molto motivati. Certo che tutto si può migliorare, ma se un medico di emergenza ha, oltre a visitare, non so, 70-80 malati nuovi al giorno, all'interno ce n'ha sulle barelle 35-40, non potrà mai essere in grado di svolgere un lavoro con una performance ottimale. Questa è una cosa nota e io chiedo qui che vi venga posto rimedio, se no non venite. E noi accogliamo questo, che è un invito importante sul quale bisogna fare una riflessione ormai da tempo andava fatta, diciamo. Grazie al professor Belloni, grazie al professor Modini, grazie a Chiara Di Ciolla, in bocca al lupo a Giovanni e Fatima e a Maurizio, e un abbraccio grande a tutti voi. Grazie.